Buongiorno, bentornati nel blog Cuore Popoli. Come potete vedere, siamo sempre in compagnia del nostro storico popolese Bruno Di Tommaso. Siamo, lo possiamo definire, il sottopassaggio, quello che porta al teatro comunale di Popoli. Perché siamo qui? Perché vogliamo parlare di uno dei conventi di Popoli che ospitava appunto le suore. Diciamo che da questo video si è gettata anche la base per parlare delle origini della chiesa di San Francesco, chiesa comunque storica di Popoli. Non voglio aggiungere altro perché voglio lasciare la parola alla nostra grande guida storica popolese, Bruno Di Tommaso. Buona visione. Nel 1334, quando si redigevano i cataloghi di tutte le chiese francescane d'Italia, la nostra e il convento annesso già esistevano. Quindi siamo andati ancora indietro e scopriamo che Papa Giovanni XXII aveva emanato la bolla nel 1333. Ma lo stesso Papa stava in Francia, perché all'epoca c'era la cattività avignonese, e quindi tutti i papi che sono stati in Francia nella cattività avignonese dal 1309 al 1377 sono Clemente V, Giovanni XXII, Benedetto XII, Clemente VI, Innocenzo VI, Urbano V e Gregorio XI, che è stato quello che ha riportato il papato a Roma. Quindi all'epoca il signore di Popoli era Giovanni I Candelmo, quarto signore di Popoli e primo conte di Bovino. È stato lui a mettere la prima pietra della chiesa esattamente nel 1333. A questo punto non mi chiedete il giorno, il mese, non l'ho trovato, quindi ancora scusatemi, ma penso che questo già sia abbastanza. Grazie, al prossimo video.